pandemia è un momento anche di grandi crisi per tutti, la società, però la domanda che ci facciamo adesso è come ne usciremo? Credo che ne usciremo più forti che di prima, no? Da qualsiasi situazione drammatica siamo sempre riusciti a tirare fuori il meglio di noi e uscirne più forti, quindi ci vuole tanto ottimismo e voglia di ripartire e credere di farcela, perché alla fine sono cose che ci resteranno dentro, che ci lascerà un segno logicamente, però che ci dà la possibilità di riflettere su come riuscire a ripartire, ricostruire delle cose, degli effetti sociali, delle situazioni che si sono distrutte, rendendole più forti e pronti per un futuro che sappiamo essere sempre di più incerto, e ce l'hanno dimostrato gli eventi sia sanitari che climatici. Non sempre il cambiamento porta il mestiere di una disgrazia o altro, anzi voglio vedere come una nuova chance per migliorare noi stessi, che se riusciamo a migliorare noi stessi davvero dentro di noi, secondo me poi potremmo essere davvero forse l'esempio per qualcun altro, qualcos'altro, qualche altra situazione, persone magari più fragili che non hanno voglia di vedere oltre, e per chi riesce a fare un lavoro come il nostro, che ha un modo di comunicare i nostri sentimenti, quello che abbiamo dentro, e di esternarli, è una grandissima fortuna secondo me. Abbiamo proprio questo dovere sacro di parlarne, e quindi anche la pandemia per me è stata una chance, ma proprio poterne parlare anche, non solo artisticamente, ma proprio trovarci in questi momenti come oggi stesso e dialogare di come l'abbiamo vissuta, che è qualcosa che non deve essere misterioso e tenuto nascosto, ma può essere una luce, una nuova luce che si apre di fronte ad altre persone che di fronte all'ignoto dicono: e adesso cosa faccio? Io non so cosa farò, ma ho voglia di mettere un passo dietro l'altro e andare avanti, come scalare una montagna, avvicinarmi al campo base di un'altra montagna.